Ciao ragazzi e benvenuti su Gastube Drums. Oggi voglio parlarvi di un aspetto che non ho mai portato più di tanto sul canale, ma secondo me è molto 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 importante. Come vedete qui sotto ho già un pacco di quelli enormi e pesanti di strumentimusicali.net, perché come avete visto dal titolo, oggi voglio farvi vedere le percussioni per un batterista, perché un batterista molto spesso dice: boh, vabbè, io faccio batterista e basta, le percussioni non mi servono perché sono da percussionisti. Invece qui dentro ci sono un sacco di cose che vi faranno cambiare idea, perché tutte quelle che ho qui dentro sono percussioni anche per batteristi, tutte percussioni che si possono benissimo implementare dentro il mio set di batteria. Quindi voglio farvi vedere un bel po' di cose. Mando la sigla, il pacco in realtà l'ho già aperto, quindi vi farò vedere pian piano direttamente che cosa ho all'interno. Mando la sigla, così possiamo finalmente partire. Allora, voglio partire da una cosa molto 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 figa, e cioè questa qua, i mini timbales. Allora, che difficoltà questa cosa. In pratica questi che cosa sono? Già mi direte: sì, però tu hai fatto il video sui rototom, quindi questi saranno la stessa cosa. Per niente, un'altra cosa proprio, è vero, quelli in effetti erano delle simil percussioni, ma queste qua sono proprio delle cose diverse. Mo ve faccio vedere. Guardate che bellini, della Latin Percussion, quindi super qualità come al solito. Allora, prima cosa super figa di questi timbali qua è che possono essere normali, ma possono essere anche dei rullanti, perché all'interno qui dietro hanno questa cordierina, tutte e due, quindi possono diventare anche dei mini rullanti, e questo già li rende una cosa super figa. Andiamo a montarli perché sono troppo 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 curioso. Che miseria, ho toccato la camera e adesso è tutto un pasticcio. Vabbè, scusate raga. Ecco qua, li ho montati. Da questa camera non li vedete bene, ma li vedete molto meglio sicuramente da questa camera qui. Questi di solito mi hanno tenuti abbastanza acuti e sono molto belli perché, come vi dicevo, possono essere anche rullanti. Oppure ad esempio possiamo anche usarne uno e uno, uno rullante, uno normale, e fare qualcosa un po' più stile reggae, perché alla fine queste sonorità qua sono abbastanza reggae. Quindi questi qua possono essere veramente inseriti all'interno della batteria, sia sulla sinistra sia dove vogliamo, anche volendo magari metterne due qui se abbiamo un tom solo, e poi andarle a inserire con tutto il set. Vedete, sono super divertenti. Poi appunto adesso ho usato questo come rullante, questo qui normale, ma posso anche tranquillamente utilizzare questo come rullante, quindi ho mille mille possibilità con queste due percussioni. Adesso lasciamole qui un attimo, passiamo alle due percussioni dopo, completamente diverse. Eccole qua. Allora, si può capire, credo, che cos'è, e cioè si può aprire anche, sì. Eccolo qua, ragazzi. Una shaker, forse lo strumento più difficile da suonare in generale, adesso poi vi spiego il perché, e tamburello. Allora, questi due sono due strumenti che sembrano sempre super, potevo aprirlo meglio, vabbè, che sembrano sempre super semplici, super cavolate,
ma sono veramente una figata da utilizzare in modi diversi. Partiamo dal tamburello. Allora, tamburello si può suonare ovviamente in questo modo qua, ma state attenti perché se voi lo suonate col polso, ed è per questo che questi due strumenti sono difficili da suonare, se voi lo suonate così, non è possibile, cioè non riuscite a suonarli bene a tempo, dovete suonarli con tutto il braccio. Sentite che riesco a fare dei sedicesimi migliori? Qui ho due possibilità, o piglio una bacchetta in mano e, anche se è un po' più difficile come coordinazione, faccio questo. E questo che cosa serve? Questo serve perché in pratica va a sostituire il Charleston, ma ha un suono completamente diverso. E più che altro lo riesco a fare con una mano, il Charleston fare questo. A una mano è difficile. Quindi riesco a fare più cose mantenendo cicche 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 cicche. Poi, di questo ne esistono due tipi in realtà. Uno, come ho deciso di prendere io, con il posto per la mano proprio, l'altro con il buco per essere attaccato da qualche parte, cioè ad esempio a un'asta del piatto, quindi vi lascio tutte e due in descrizione. Con questo, l'altra possibilità che avete è questa, io la uso un sacco. Appoggiarlo qui sopra e... pensate a fare una cosa un po' latineggiante. Quindi questo è molto bello, vi dà molto più suono rispetto a... sentite che avete qualcosa in più e anche nel momento in cui dovete andare a suonare il Charleston. Avete un colore diverso del Charleston, che in alcuni casi può non funzionare, in altri casi può essere una gran figata. Adesso lasciamolo lì e prendiamo il nostro amico shaker. Qua è la stessa cosa, cioè se voi suonate lo shaker così, non può funzionare, dovete suonarlo con tutta la mano. Vedete il mio avambraccio che è fisso? Solo in questo modo riuscirete ad avere un suono bello, cioè regolare più che altro. Piccolo trucco, se voi anziché suonarlo così, tenendolo con le dita, chiudete tutta la mano. Sentite che cambia un po' il suono. Così vengono enfatizzate le frequenze basse, così... le frequenze più alte. E qui potete decidere di utilizzarlo magari in parti più tranquille, più soft, in una canzone. Oppure molto spesso viene richiesto di utilizzarlo anche da solo, magari non c'è bisogno di tutta la batteria. Tutta la batteria magari la userete nel ritornello, ma nella strofa c'è bisogno solo di...
Vedete quante cose si possono fare con tutte queste percussioni in aggiunta alla batteria. La batteria c'è sempre, ma in aggiunta alla batteria possiamo mettere un sacco di queste percussioni. Adesso ve ne faccio vedere altre due, che in realtà sono una tipologia, ma due percussioni, che possono aiutarvi molto. Ecco qui i woodblock. Penso si chiamino così, ma direi di sì. Esistono tanti tipi di questi woodblock. Questi sono quei suoni che danno fastidio, tra virgolette, ma sono fighissimi perché si sentono sempre. Vedrete che non li devo neanche microfonare questi, perché si sentono. E suono quei tic, tic, tic. Adesso ve li faccio sentire, va, così li capite. Sentite? Sono due suoni completamente particolari e completamente diversi dal solito, dalle solite percussioni. Queste, allora, io le uso molto, queste, in realtà per più motivi. Sia per un motivo didattico, sia per un motivo proprio batteristico. Ecco, una cosa per cui uso molto questi, al di là del suonare, è che vanno benissimo didatticamente. Quando volete tenere il tempo agli allievi, anziché sgolarvi cantando 1, 2, 3, 4 o mettendo un click, che ne so, questo è perfetto perché non dovete suonarlo troppo forte, si sente perfettamente, gli allievi lo sentono bene e gli fa da metronomo. Quindi una cosa in più per cui può servire questo è proprio la questione metronomo. Eccoli qua, li ho montati, ho fatto un piccolo taglio in cui non vi ho fatto vedere tutto cosa montavo, eccetera, 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 perché altrimenti diventava troppo lunga la spiegazione. Come potete vedere, questi sono belli per prima cosa perché danno un po' di colore anche alla batteria, che comunque non guasta mai, e soprattutto possono essere molto 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 utili. Anche qua io voglio fare vedere due possibilità di suonaggio di queste cose. Con tutte le percussioni vi ho fatto vedere due possibilità, anche questi voglio farvi vedere le possibilità che hanno. Allora, per prima cosa la si possono usare come, cioè se noi vogliamo andare a enfatizzare, diciamo, i quarti, ad esempio, o gli ottavi in una canzone, ma di solito sono i quarti, possiamo tenere questo woodblock fisso in quarti mentre noi andiamo a suonare un qualsiasi ritmo. E può non essere male. Oppure possiamo andare a utilizzarli magari per fare delle melodie mentre suoniamo un groove, ad esempio. Vedete, possono essere molto divertenti e alla musica possono dare veramente tantissimo. Questi, in realtà, molti di voi staranno dicendo: ma io quelli li ho già sentiti da qualche parte, perché c'è un brano famosissimo dei Rage Against the Machine che si chiama Bomb Track, che ha questi due suoni fatti a terzine di quarti con i flam. Sentite all'inizio del pezzo e poi a un certo punto sentirete. E il pezzo continua. Vi lascio qua sotto in descrizione la canzone per poterla ascoltare. Ascoltate quella canzone sia per capire bene la funzione in quella canzone dei woodblock, ma ascoltatela perché è veramente una bomba, e anzi ascoltate tutto l'album perché è uno dei miei album preferiti. Io con questo penso di aver fatto un po' di chiarezza, spero, sulle percussioni. Vi ho cercato di mettere pian pianino tutte le percussioni insieme per crearmi un set sulla mia sinistra che potesse essere complementare, non so se ci dice complementare, ma lo dico lo stesso, al mio set di batteria.
Quindi con questo voi potete andare veramente a suonare o in un ambito più acustico, diciamo, se io ad esempio vado a togliere tutta questa parte di batteria e tengo solo rullante cassa Charleston della mia batteria e in più gli aggiungo tutto questo, voi potrete andare a suonare in un contesto molto più acustico, magari anche con una cassa un pochettino più piccola, tipo da 18. Se invece voi state suonando anche in un contesto live all'aperto, con una band rock, pop, potete comunque andare a creare qualcosa di diverso utilizzando un contributo da queste percussioncine qua, perché possono veramente creare, possono cambiare il modo che avete di suonare. Quindi io vi consiglio di provarli questi, di provarle queste percussioni, o almeno provate qualcosa e poi provate a implementare questo nel vostro drumming. Vedrete che vi piacerà sia a voi, sia a chi vi ascolta, sia a chi suona con voi. Quindi ragazzi, con questo io la finisco qua. Voglio ringraziare ancora tantissimo strumentimusicali.net per avermi mandato tutto quanto, perché è sempre una figata, è sempre una figata poter provare tutti questi prodotti, tutte queste cose. Sono sempre gasatissimo quando faccio questi video, perché voglio provare cose nuove. Quindi io e lo Shaker vi salutiamo e vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non vi siete iscritti, e basta. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie ancora a strumentimusicali.net. Trovate tutto quello che vi serve sotto in descrizione. Mi raccomando. Ciao!